Buonasera a tutti. Come è stato appena detto dallo stesso Mauro, è emozionante vedere tanta gente qui riunita. Ero sicuro, sapevo che i cittadini rivarolesi e canavesani avrebbero risposto positivamente a questo evento, a questa chiamata, ma non pensavo veramente che ci fosse così tanta gente, così tanti cittadini, così tanti giovani, così tanti bambini. Grazie, grazie veramente a tutti. È una serata importante per manifestare la nostra solidarietà ai cittadini, al popolo dell'Ucraina e per far sentire forte la nostra voce del dire no alla guerra e sì alla pace. Saluto e ringrazio tutti i cittadini presenti, le autorità militari, civili e religiose. Ringrazio gli amici e i colleghi sindaci che sono venuti qui questa sera, tutti gli amministratori presenti di Rivarolo e del territorio. Ringrazio le associazioni che sono presenti, alcune con i gonfaloni. Grazie a tutti. In modo particolare ringrazio i bambini, i giovani, i ragazzi delle nostre scuole che con i loro insegnanti e con i loro genitori sono qui a manifestare questa sera. Grazie veramente a tutti. Quando, non molto tempo fa, abbiamo aperto questo luogo, questa piazza, questo parco cittadino realizzato di recente dove era presente la vecchia scuola elementare, non abbiamo potuto inaugurarlo, l'abbiamo aperto semplicemente perché era, ahimè, il periodo di pandemia e ci siamo detti prima o poi dopo la pandemia faremo un'inaugurazione. Questo ufficiale, ahimè, mai pensavamo che la prima manifestazione ufficiale in questo luogo, in questa piazza, in questo parco pubblico sarebbe stata una manifestazione di questo genere per dire sì alla pace e non alla guerra. L'abbiamo voluto apposta fare qua perché lo spazio è grande ed ero convinto appunto che avrebbero risposto tanti cittadini e così è stato. Saluto con piacere la comunità dell'Ucraina, i cittadini dell'Ucraina che vivono a Rivarolo e che vivono in Canavese. Sono 16 i cittadini dell'Ucraina residenti a Rivarolo. Ad alcuni di loro, ne ho visti anche qua questa sera qualcuno, ho avuto il piacere di consegnare la cittadinanza italiana nel corso di questi anni. Li ringrazio per la presenza, poi sentiremo anche da un rappresentante di loro, lo faremo intervenire per un momento, sì, per un commento di questa terribile situazione e per come vivono gli ucraini che vivono in Italia a contatto diretto con i propri parenti a Kiev o nelle altre città dell'Ucraina. Cittadini ucraini, la vostra sofferenza, il vostro dolore è anche il nostro dolore. La vostra pace è la nostra pace. Questa sera siamo qui per dire no alla guerra, una guerra che non avremmo mai pensato potesse avvenire, la vedevamo sempre in paesi molto lontani da noi, mai pensavamo che una guerra potesse avvenire, accadere nella nostra Europa, è un'Europa democratica, è un'Europa libera, dove ci sentiamo cittadini liberi. Noi ci auguriamo che i nostri governanti italiani, in modo particolare europei e mondiali, sappiano usare la giusta diplomazia, si impegnino al massimo per ottenere quanto prima una pace definitiva. Questo è l'augurio che dobbiamo fare da questo luogo e dobbiamo dal canavese mandare
in ogni parte del mondo per dire che il canavese, come tutto il resto del mondo, vuole la pace e dice basta alla guerra. La serata è fredda, ma la vostra dimostrazione di presenza, la vostra solidarietà, ci riscalda i cuori, anche se non ci dà sollievo immediato, ma il cuore ce lo riscalda. Grazie veramente a tutti voi. Dobbiamo passare il messaggio che dobbiamo, tutto il mondo, tutti i cittadini del mondo non devono più essere gli uni contro gli altri, ma devono essere gli uni con gli altri. Grazie a tutti voi. Ringrazio tantissimo, siete veramente meravigliosi e favolosi. Io ci ho provato a scrivere due righe, però quando mi metto lì non trovo le parole giuste, perché mi viene solo da piangere e basta. Vorrei cominciare che di due parole che è arrivata mia figlia venerdì sera da scuola, mi guarda con questi occhioni azzurri giganteschi, mi fa: mamma, ma tu hai già visto una guerra? E ho risposto: no amore, perché quando è stata la guerra la mamma non era ancora nata. E lei mi guarda con gli occhi pieni di lacrime e mi dice: mamma, però io sono già nata, io non voglio vedere la guerra. Orribile, e non ci sono veramente le parole per descrivere tutto questo, come stanno vivendo migliaia di famiglie in paura, sottoterra, e non lo sanno se domani arriva, perché quando scendono giù loro non lo sanno cosa succederà. A parte la terra distrutta, le case, le scuole, gli ospedali, tutto quello che è stato costruito negli anni è stato distrutto. Noi siamo qua come le mie paesane, però il cuore è là, il cuore con i nostri familiari, con la nostra terra. Voi siete stati veramente meravigliosi che ci avete accolti qua, e comunque noi lavoriamo, viviamo e cerchiamo di rispettare le regole, però quando arriva qualcuno, un tuo vicino di casa inaspettato, ti toglie tutto, ti toglie l'aria che respiri, è una cosa veramente tremenda. Noi diciamo no alla guerra e sì alla pace, e io prego che finisca tutto questo più presto possibile. Buonasera a tutte e a tutti. Sono Gione Tarsio, uno dei rappresentanti dell'Istituto di Istruzione Superiore Aldo Moro di Riverolo Canavese, e sto per compiere 19 anni. Spesso mi sorprendo a pensare che siano tanti, perché non è cambiato nulla da quando in prima liceo passeggiavo per i corridoi della scuola e vedevo i ragazzi di quinta che mi guardavano dall'alto in basso. Ancora adesso passeggio per i corridoi della scuola e vedo i ragazzi di prima che mi guardano dall'alto in basso. Questo per dire che mi sento ancora piccolo, ingenuo, e che ignoro quale sia il mondo dei grandi. Ma pochi giorni fa, il governo ucraino ha pubblicato la foto di due soldati russi fatti prigionieri, uno dei quali ha 19 anni. Potrei essere io. Il governo italiano ha mobilitato centinaia di soldati italiani, inviandoli in Est Europa. Ed io penso al mio amico Pietro, che ha qualche anno più di me e che vuole fare il militare. Come sarebbe vederlo partire? La settimana scorsa il presidente ucraino ha disposto la mobilitazione generale di tutti gli uomini dai 18 ai 60 anni, per quanto ci sia di uomo in un ragazzo della mia età, vietando loro di lasciare il paese. Della mia famiglia soltanto mia madre potrebbe partire. Mi chiedo come sarebbe per me e i miei amici salutare le nostre compagne di classe, con cui abbiamo condiviso i banchi per 5 anni, sapendo che non ci si ritroverà mai più tutti assieme. Quanti ragazzi, nello stesso momento in cui tra di noi ci abbracciamo, si stringono ad un fucile?
Quanti di loro, mentre io mi chiedo dove andrò all'università, già sanno che non ci andranno mai? I miliardi investiti nelle armi crescono di anno in anno, anche nel nostro paese. Non era meglio spenderli nella nostra istruzione, tutti questi soldi? Come si può allo stesso tempo voler investire nel futuro e comprare gli strumenti per distruggerlo? Non bastava distruggere le foreste, inquinare i mari, incendiare l'atmosfera. Era davvero necessario organizzare la morte di altri esseri umani? Questo pianeta, che ci viene consegnato rosso, ci insegnerà a ripararlo. Noi, ragazzi e ragazze di tutto il mondo, dove scopriremo come salvarci dalla crisi climatica una volta che le bombe avranno demolito tutte le nostre scuole? È in quelle scuole, in queste scuole, che abbiamo letto nei libri di storia che la pace non si costruisce con i carri armati. La pace si costruisce nelle scuole, imparando il dialogo, il compromesso, la collaborazione. Fratelli e sorelle di tutto il mondo, posiamo le armi, non ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti i popoli e di tutte le nazioni del mondo, per trovare soluzioni vere ai problemi di oggi. Grazie.